in questa zona. Allora diamo il benvenuto a tutti, in particolare alla dottoressa Preparata, al professor Silastro. Questo incontro che è organizzato congiuntamente dalla casa editrice Bibliopolis, dall'associazione per la fondazione Giuliano Preparata e dall'Istituto Italiano degli Studi Filosofici continua una tradizione importante, questa tradizione di incontri periodici che la dottoressa Preparata ha tenuto con rigore a organizzare nel corso degli anni. Siamo a 10 anni dalla scomparsa di Giuliano Preparata, hanno già dato luogo a un volume importante di lezioni in onore di Giuliano Preparata, con interventi tra l'altro di Marcello Pera, di Tarozzi, di Martin Fleischmann e di Emilio De Giudice, e è in programma un secondo volume di questi incontri. Siamo quindi all'interno di una tradizione che ormai si è consolidata di riunioni di altissimo livello scientifico in ricordo di Giuliano Preparata. Siamo particolarmente grati al professor Yogendra Narayan Srivastava, siamo particolarmente grati del fatto di ritornare da noi, perché lui già tenne qualche tempo fa un brillantissimo seminario sulle eruzioni solari, ma dire le eruzioni solari è poco, perché erano accoppiate a fenomeni elettrici come i fulmini, da cui il professore faceva spezzare scintille, ricavava delle intuizioni veramente formidabili. Il professore Srivastava parlerà dei progressi nella reazione nucleare a bassa energia 10 anni dopo Giuliano Preparata. Sono particolarmente lieto di dire che il professore ha accolto l'invito dell'avvocato Marotta, che si scusa, arriverà più tardi, ha accolto l'invito a entrare nel comitato scientifico dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, di cui fa parte già tra l'altro il suo connazionale Sudarshan, che è un grande fisico e, come ricordavamo qualche giorno fa insieme, anche un grande umanista. Quindi ci fa piacere di annoverarlo tra gli amici stretti dell'Istituto nel comitato scientifico. Allora il professore parlerà con tutta libertà, senza limiti di tempo, con l'unica preghiera di parlare proprio nel microfono per permetterci di poi mettere in rete internet la sua conferenza, e dopo la sua esposizione poi avremo un confronto, un dibattito. Allora, grazie, buonanotte. Grazie per l'invito e per tante belle cose che ha detto dottore. Il mio compito è molto piacevole, perché spero che racconterò molte cose che sono successe dopo 10 anni di scomparsa di nostro amico Giuliano Preparata. Ovviamente ci sono, adesso dovrei imparare come fa, ok, bene, e penso che questo è il vostro logo, sì. Giusto? Sì, ok, bene. E Franco Buccella ha preparato un annotated bibliography di lavori di Giuliano, che è un ottimo lavoro, è abbastanza pesante. Io vorrei ringraziare Franco per aver fatto, infatti metterò un po' di tempo in queste feste per lavorarci su un articolo che dovrei scrivere per facendo una sintesi di lavori di Giuliano. Giuliano, dato che ha lavorato in tanti campi, io non posso parlare di tutti di questi, che sono tutti interessanti. C'è quello di all'acqua, che è il lavoro famoso, è quello del giudice e Vitiello, che è un classico, che poi ci sono stati molti sviluppi che io non parlerò. Poi c'è tutta una parte di bioinformatics che Cecilia ha usato molto. Poi ci sono parti di onde gravitazionali che abbiamo lavorato io e Alan, che non parlerò. Poi c'è tutta la parte di coerenza, che era un leitmotiv di lavoro di Giuliano, che del giudice e gli altri dei suoi gruppi che hanno fatto. Poi c'è la memoria dell'acqua, un'altra cosa molto controversa in anni 80, fine anni 80 e anni 90, che adesso invece ha avuto conferme dei
vari altri istituti con altri modi. Infatti Harvard Medical School, che ha pubblicato 6 di loro scienziati, che hanno pubblicato un lavoro fondamentale del 2007, che danno ragione ai poveri del Venice, che invece hanno fatto pezzi. Io non parlerò di questo perché se ho lavorato con Alan su queste cose. Questa sera vorrei dedicare il tempo a quello che noi adesso c'è un nome che si chiama Low Energy Nuclear Transmutation, LENT. Non vorrei chiamare fusione fredda per due motivi. Primo, perché ha acquistato un nome negativo. Se uno parla di un qualsiasi fisico, la prima reazione è che non vuol sentire. Ok? Così come si fa in politica, si cambia il nome. Ok? Così, va bene. Però vediamo che cosa è successo, che cosa è cambiato, quali erano le intuizioni che sono in base di tutto questo. Il problema di energia e energia nucleare rimane ancora aperto. Così cominciamo da quello che cosiddetto funziona. Quindi parleremo i source di nuclear power di vari tipi e poi le varie interazioni. Io spero di non entrare in vari dettagli, ma dare un panorama, e perché questo non è un discorso di fisica vera. Ok, guardate queste due foto che ci sono, uno che viene da Francia, quello questo qua, e che è quello di destra e quello in South Carolina negli Stati Uniti. Guardate bene che, come da fuori, sembrano molto simili, e ci sono queste nuvole bianche, così danno una peaceful appearance, di come se non sta succedendo nulla. Infatti ci sono anche fiori in uno di questi, eccetera. Francia, quasi il 75% di elettricità in Francia viene da quello nucleare, da fissione. E tutto è sul segreto militare in Francia. Infatti, se voi ricordate, quando c'è successo Chernobyl, che in Italia si parlava di qual era il limite di il livello di radioattività, eccetera, in vari posti, si poteva avere queste cifre in Italia, ma in Francia no, perché era un segreto che era una cosa molto silly, come dicono gli americani, perché se Torino, che è vicino a una parte, è dall'altra parte, è chiaro che è molto simile, però a Torino si poteva avere i dati e invece in Francia no. Ok, questo vuol dire che per bene o male, nuclear fission, quello che sono questi power plants, ci sono tantissimi. Italia, non voglio entrare in politica di questo, però da 20 anni è fermo, però come già sapete tutti, che ci sono piani di fare grandi centrali nucleari in prossimi 20 anni. Li sta facendo India, Cina e altri posti dove ci sono. Perché non c'è una scelta per il momento, se uno vuole uscire da dominio di gas e petrolio, l'unica alternativa a basso prezzo è quello nucleare, perché è molto efficiente. Ovviamente non è così efficiente come vedete con quello di Chernobyl, quello che è rimasto di Chernobyl, perché il problema qual è? Che se perché sono questi neutroni che vanno a innescare le varie reazioni a catena, e così che si produce l'energia, che uno produce 2, che produce 4, che produce 8, eccetera, eccetera. E il rate con quello che
uno comincia a bombardare i neutroni, uno si sa quasi a priori se uno sta andando a fare la bomba o vuol produrre energia come energia. Se uno lo sa che l'uranio è a livello più di 20% quello che si sta usando, vuol dire che sta andando in direzione di produrre una bomba, non una, un power station, ok? Ok, così fissione, come lo sappiamo, che ci sono i nuclei pesanti che dobbiamo spaccare così che esce l'energia e poi c'è una catena, si spera che uno riesce a moderare il prodotto così che non diventa una bomba. E ovviamente questo solo per dare un foto pubblico dagli americani, cosa succede a quello che rimane da un centrale nucleare. Tutti questi mettono queste big tubes con acido dentro e ci sono centinaia di migliaia di questi, come vedete qui in questa figura, che they are very hot perché sono molto radioattivi questi, e la vita media di tanti di questi vanno da 200 anni fino a 2000 anni. Così c'è un problema che rimane a tutti quelli che vogliono avere le centrali nucleari: cosa fare su questo? Qualcuno vuol mettere sottoterra, sotto le montagne, sotto oceano, e qualcuno voleva anche mandare in outer space, che è una cosa veramente folle, perché se uno manda, chiamiamo il satellite ovviamente dopo un po' non funziona più, quindi quello che c'era lì cade a noi, perché c'è sempre la gravità, così non è il modo più sicuro. Ok, tutto questo vi sto dicendo perché se uno prende la tabella famosa di periodica di Mendeleev, che sono qua di 100-104 elementi lì, di questi, quelli che sono pesanti diciamo come Z maggiore carica, numero di carica di nuclei, di protoni, se è maggiore di 30, e quelli che sono prodotti da queste fissioni, gran parte, sono quasi tutti radioattivi e rimangono per tantissimo tempo. Così qual è la scelta, se riusciamo a arrivare, è di usare i chimici che ce l'hanno, la parte di Z minore di 30. Bene, perché se uno riesce a lavorare su questi, per esempio quello che è uranio che si usa è 235 come nucleo, bene? Ok, così è molto pesante, o torio, eccetera. Bene, così direzione che vogliamo andare in un modo o l'altro con nuclei leggeri, bene? Questa è la direzione da andare, e quello che si chiama fusione. Infatti, l'unica cosa che certamente lo sappiamo che funziona è il Sole. Se guardate questo diagramma in tre, non possiamo fare in tre dimensioni, ma questa è la temperatura che avete così. C'è il cuore, mi dispiace che non viene molto bene, che potete vedere, ma c'è il centro che è quasi 0,3% del volume totale, dove dentro temperatura è maggiore di 15 o 17 milioni di gradi Kelvin, e lì temperatura così alta che i leggeri nuclei leggeri possono fare fusione, perché c'è una barriera coulombiana che di solito tiene a parte, e solo con temperatura molto alta c'è una probabilità di fare fusione e produrre l'energia. Quella energia è pulita, pulitissima. Ok, questo però vuole una temperatura del tipo almeno 15, 17, 18 milioni di gradi Kelvin, e quello si chiama hot fusion, quello che fa il Sole. Bene,
Così, questo lo sappiamo che funziona. Così per gli ultimi 50 anni, forse 55 anni, ci sono vari progetti che gran parte sono negli Stati Uniti, in Europa e in Corea del Sud. Ok? E qui ci sono un po' di foto per darvi un'idea di vari programmi che sono in giro. Per esempio questo, quello che sta a sinistra è uno di questi europei, centro europeo, che c'è bisogno di fare un magnetic portal dentro quello, di confinare il plasma, di avere una temperatura altissima per innescare fusione. Per questo che si chiama hot fusion. E un analogo qui, gli americani, anche loro, stanno tentando di arrivare alla stessa fine che Magnetic Force loro. Però dopo 40-50 anni di questo lavoro, il confinamento di questo plasma non è ancora successful, non ha ancora dato risultati e non c'è un output di energia, quello che veramente devono fare. Questo è uno di laboratori militari di Sardegna, degli Stati Uniti, che ce l'hanno un altro metodo, però sempre per fare. Okay. Poi ci sono idee nuove che sono venute e quello che gli americani hanno battezzato Star in a Jar, che c'è una piccola bottiglia dove dentro è come se è una stella. E c'è un fisico da Purdue University che aveva annunciato nel 2008 che aveva prodotto, invece sembra che no, non è vero. Questo è un altro di Livermore, questo è una di Enea di Frascati, sono tutti vari per dare un'idea che tutti stanno facendo grosso modo la stessa cosa. Qualcuno vuol fare con laser, qualcuno vuol fare con magnetic confinement, eccetera, eccetera, ma per fare fusione di nuclei molto leggeri per avere energia. Bene? Ok. Ok. Così, per fare una sintesi, quello che possiamo chiamare hot nuclear fusion è che quello di Sole, che vogliamo arrivare a almeno 10, 15, 20 milioni di gradi, che Sole riesce a fare, però dopo 50 anni non abbiamo, e se uno fa la somma dei soldi che sono spesi per questo tipo di ricerca, io ho fatto una piccola somma che mi sembra molto conservativa, è più di 100 miliardi di dollari. E il ultimo report del capo di US Hot Fusion Project è no hot fusion device almeno prima di anni 2050. Questo è il capo di progetto americano su hot fusion. Così certamente sarà dopo il mio tempo intellettuale almeno. Io penso che quel signore ha dato questo perché no, lui ce l'ha ancora qualche anno più di me. Vuol dire che non abbiamo avuto successo fino adesso. A questo punto andiamo con fusion, che dobbiamo prendere due nuclei molto leggeri e in qualche modo vogliamo fare, se ci sono altri metodi per farlo. Come tutti in questa stanza lo sapete, che c'era il famoso esperimento di Martin Fleischmann e Stanley Pons, che hanno detto che avevano, con l'elettrochimica, avevano potuto fare una fissione, almeno questa era la loro interpretazione, che due neutroni, che sono due nuclei molto leggeri, che arrivavano a fare fusione, a produrre particella alfa, e quello che
usciva era radiazione o heat, calore, e quello era l'energia. E così loro, detto da loro, che c'era produzione di energia. Bene. Ok, c'era una cosa che non è di un po' di persone sanno, ma non tutti, che Pons, prima di staccare da Fleischmann, abbiamo fatto anche un altro esperimento dove non c'erano deuteroni, ma c'era deuterium water, e si chiama heavy water, quello più pesante, perché invece di protone c'era deuteron, che aveva fatto anche con acqua leggera. E a quel punto questa reazione che era scritta ovviamente non era veramente responsabile se c'era produzione di energia. In ogni caso, come lo sapete, che tutto il mondo, o quasi tutto il mondo, rifiutò quella, sia l'esperimento e certamente l'interpretazione fatta da Fleischmann e Pons. Io non voglio fare nessun editorial comment, solo voglio dare il news. Ok. Arrivano preparata ed è giudice, e loro volevano investigare, e come mi ha chiesto qualcuno prima che sono venuto qui a parlare, che come poteva succedere questo miracolo, uno di tanti miracoli, che Giuliano parlò di questo. Così loro volevano capire dal punto di vista teorico com'era possibile questo cold fusion. Bene? Ok. Ok. Se io dovrei fare una sintesi di dove voleva arrivare Giuliano su questo argomento, e quella parte io credo fino a oggi, perché abbiamo visto in altre parti, con un pochino lo discuterò, che c'è una cosa collettiva che succede in certi materiali, in certe condizioni, che sono queste oscillazioni di plasma con una certa frequenza, e questo vuol dire che questo può dare l'energia a superare la barriera di Coulomb. Perché qual è il problema? Se io ho due cariche, non possono venire molto vicini, perché c'è una barriera, perché due cariche di stesso segno vogliono separarsi, non vogliono arrivare vicino. Ma se c'è qualche metodo, qualche mezzo che mi può dare energia a quel processo, si può superare questa barriera. Così questa era l'idea fondamentale di questo tipo di ricerca. Va bene? Ok, adesso io vorrei cambiare leggermente l'argomento, è sempre lo stesso argomento, ma quando ho fatto vedere la, diciamo, tabella periodica di Mendeleev, ci sono più di 104 elementi dentro. Con quello che noi chiamiamo in fisica modello standard, adesso è grande così, quello che è G. Tutte le cose che conosciamo fino adesso, quasi tutto che possiamo sapere o che sappiamo che esistono, possiamo costruire da questi elementi fondamentali, questo che ci sono lì. Ovviamente abbiamo semplificato, così qualcosa abbiamo capito della natura un po' di più di di Mendeleev. Infatti, per gran parte, a parte fare fisica particellare di un certo tipo, e ancora di meno quello che ci sta qui. Abbiamo i tre quarks, ci sono due o tre di queste forze, e c'è neutrini che escono, quasi non interagiscono. Bene. Così, quello che interesserà a noi sono i fotoni, quelli di radiazione, luce. Ci sono altre due particelle che sono Z e W, che ce l'hanno come fotone, solo che ce l'hanno, sono massivi, eccetera. E le varie interazioni con queste
particelle fondamentali che possono fare. Beh, okay. Perché si chiama interazione weak, debole? Questa era la teoria di questo, e doveva essere costruito, che ha costruito il grande Fermi, era perché avevano scoperto il neutrone in anni 32 inglesi. Neutrone, che è una delle particelle dei nuclei, okay, c'era che non è stabile e decade per conto suo in 10 minuti come vita media, decade in un protone, elettrone che vediamo e neutrini che non interagiscono, che vanno via. Okay. E questo succede perché la massa energia dei neutroni è più grande del protone e elettrone. Così si può, per conto suo, può decadere senza aver aiuto da nessuno. Quello che interesserà a lui sarà la stessa cosa, ma dove prendiamo un elettrone e protone, e se siamo in grado, e qui c'è il vera cosa che vogliamo arrivarci, è se elettrone e protone possiamo fare in qualche modo che mi danno un neutrone e i neutrini vanno via e non interessa. Perché? E di solito non succede, perché la massa energia di elettrone e protone è minore del neutrone, così qualcuno dovrebbe dare questa energia, questa è spinta, se no questa reazione, quello sotto, non succede per conto suo. Bene? Ok. Poi lasciamo stare quell'altro che risolverò. Ok? Così uno dei trucchi che vogliamo usare noi, che dove entrerà quell'idea di Giuliano, che in qualche modo elettromagnetico, qualche plasma che possiamo creare, che fa oscillare elettroni e protoni, dare abbastanza energia che produce neutrone. Perché siamo così affascinati di neutroni? Perché una volta che abbiamo i neutroni specialmente di bassa energia, infatti più bassa è l'energia meglio è, di neutroni, che questi per conto loro ce l'hanno un urto fortissimo con tutti gli altri nuclei che loro vedono e fanno trasmutazioni. Bene? Ok? Quindi questo è, se volete, il succo di discorso. Siamo abbastanza bravi in qualche modo elettromagnetico, in altre parole le cose che abbiamo in giro, di far giungere elettroni e protoni a produrre. Questo io ritornerò. Ok. Il grande Fermi, c'è una cosa che lui aveva detto negli Stati Uniti quando era già partito da Italia, lui diceva: "Give me enough neutrons and I shall give you the entire periodic table." A questo punto è quello che vogliamo fare. Chi? Avere neutroni quasi gratis, facendo l'elettrone, il protone, in qualche modo diamo abbastanza energia, avere neutroni e neutroni faranno il resto. Ok? È possibile? Beh, perché la natura non solo fa a quello che è il centro del sole, o quello che facciamo in un reattore nucleare dove prendiamo i nuclei molto pesanti e facciamo cose molto complicate, ma invece ci sono, e questo che vorrei far vedere a voi, che ci sono esperimenti dove abbiamo prova schiacciante che in natura si può produrre neutroni, ma non tramite reazioni a alte energie o alte temperature, ma molto più soft. Per esempio, se io ce l'ho una corrente elettrica abbastanza grande e facciamo una scarica di questo corrente in un tempo molto breve, per esempio con un filo molto sottile, questi esperimenti sono fatti negli ultimi 30 anni per altri motivi, però il fatto è sta che se passiamo una corrente abbastanza grande su un filo molto sottile,
quello che vediamo è che questo filo produce neutroni. Adesso io ritorno a quello che avevo qui. Questo è uno dei miei esperimenti preferiti, forse perché è un esperimento indiano, ok? Che era fatto nel 1985 su un laboratorio in Kashmir, alte montagne di Himalayas, dove avevano studiato, e questo avevo parlato l'ultima volta che sono stato qui, di lightning, che quando viene un fulmine, nessuno aveva fatto questo esperimento. Non è molto difficile, però è abbastanza raffinato. Cosa avevo visto? Che a fine di un fulmine loro hanno messo strumenti per misurare produzione di neutroni. E guardate questa curva. Dopo questo è il numero di neutroni come tempo che è passato dopo che è passato un dato fulmine. Bene, così questo era, infatti questo è pubblicato in Nature nel 1985, era un bellissimo esperimento. Adesso stanno facendo uno nuovo, molto più raffinato, molto più, perché una delle cose che quando io sono andato a parlare con loro avevo chiesto: va bene, voi avete visto neutroni, ma perché non avete guardato se quei neutroni hanno fatto altre reazioni nucleari, LENT, Low Energy Nuclear Transmutations? Lo sapete qual era la risposta del capo del gruppo di Bombay? Mumbai, dovrei dire. Ha detto: professor Srivastava, you work in a university, so you can do whatever research you want. We had a mission, we had been told, go look for neutrons, we looked for neutrons. We found neutrons, our project was finished. No, sul serio, nessuno fin oggi ha fatto la seconda parte, che era una cosa ovvia da fare, di vedere se questi neutroni hanno innescato, perché a quel punto io non dovrei fare convincere tutti voi per mezz'ora o un'ora o due ore o colleghi per mesi che questo fanno, perché se c'è un esperimento dove si vede la natura con modo elettromagnetico, perché dopo tutto è fulmine, non stiamo facendo un esperimento nucleare, però i neutroni sono prodotti, vediamo se producono. Così io sto convincendo loro di mettere tutto un analyzer di altri. Che cosa c'è di nuovo? Va bene? E questo, poi ritornerò su questo argomento, ma questa parte che i neutroni possiamo produrre non con mezzi nucleari solo, ma in modo elettromagnetico. Ok? A questo punto io penso, ovviamente dobbiamo spiegare, perché qui non ci sono neutroni. Non penso che su una nuvola ci sono tanti neutroni dentro, sono elettroni, protoni, un pochino c'è una separazione di carica, ma sono cose normali, c'è acqua, c'è ossigeno, eccetera. Bene? Ok. Vuol dire che ci sono mezzi che la natura usa per innescare questo, così quella è la direzione che vogliamo andare. E una delle cose che abbiamo preso sul serio è quella idea che aveva Giuliano di dire: guardate, se producete con qualsiasi mezzo questo plasma e con questa oscillazione di elettroni e protoni, e questo può dare abbastanza energia per innescare. Ok? Così questo è una cosa veramente di grandissima intuizione che ha avuto Giuliano. Qui non ci si piove. Ok? Questo assolutamente. Questo ti ha fatto vedere. Ok. Questo era solo per dare un'idea di vari nuclei che ci sono. Noi conosciamo reazioni che loro lo fanno, perché esperimenti, ma sono tutti nucleari, così non è che voglio fermare su questo. Questo è un po' di lavoro che abbiamo fatto noi per
questo un pochino più tecnico, così se volete andare a dormire potete andare per 5 minuti, poi vi sveglierò. Ok, qual è il punto? Guardate questa riga che è in straight line. Qui in qualsiasi nucleo, se il numero di protone è uguale al numero di neutrone, quei nuclei dovranno stare su quella riga. Quanti protoni, quanti neutroni. Invece in natura quello che si vede non è quello, è una curva che ce l'ha una curvatura così. Vuol dire che quelli che sono più stabili, che ce l'hanno? Anche intuitivamente fa senso che se abbiamo più neutroni, dato che c'è meno carica con tutto il numero, e sono più. Perché questo è interessante? Perché possiamo scrivere una curva, una espressione di curva di stabilità, così che avremo già un'idea prima di creare che cosa può, quello che creeremo, che cosa, quale parte sarebbe più stabile, e quello che possiamo usare per altre cose. Così è questa è una cosa un po' tecnica che abbiamo studiato. Di qui fermo, no. No, lasciamo stare. Ah, c'è una di tante favole in fisica, uno di questo dice, perché viene da alte energie, che se una particella ce l'ha una massa molto grande, vuol dire che a fisica di bassa energia non interessa, perché se uno non ce l'ha abbastanza energia, perché dobbiamo preoccupare di un W che è 80 volte la massa di un singolo protone? Questo è valido se uno sta guardando le particelle uno per uno. Invece è quello che è l'elettromagnetismo, il fotone di bassa frequenza occupa, se vogliamo guardare come spazio, quello assaggia non un singolo nucleone, ma assaggia un'area, un volume molto più grande. E a quel punto tutte le cose di teoria perturbativa di dire un protone, un neutrone, eccetera, non basta, e con mezzi elettromagnetici ben scelti possiamo, se siamo abbastanza bravi, di usare questa parte di W, un'altra volta, in senso che c'è una cosa magnetica, però Wigman, ad esempio, quello di debole, non quello di magnete che abbiamo ogni giorno, ma che possiamo innescare questa parte, che, e questo si chiama isobaric spin oscillations. Così stiamo tentando di studiare se con mezzi elettromagnetici tipo fotone che possiamo adoperare, se possiamo innescare un po' di cose. Perché? Perché interazione debole fa la conversione fra protone e neutrone, e noi vogliamo sempre arrivare a avere neutroni a basso costo. Questo è, diciamo, è dove vogliamo andare. Non so se è l'idea, tentato di dire in modo meno tecnico possibile, ma ok, vabbè, questo lasciamo stare. E questo era quello di come sono fatti questi plasma waves che parlavano Giuliano e del giudice, eccetera. E questo sono un po' di espressioni per. E questo long waves che noi vogliamo creare in laboratorio. Adesso vorrei parlare di un set di esperimenti che sono, penso che è cominciato nel 2002, che sono esperimenti russi, perché io non voglio parlare solo di quello fatto in Italia, eccetera. Ok. Io non è che capisco molto bene la teoria di questo, un po' di idee abbiamo, ma prima vi dico che cosa dicono questi russi che hanno fatto negli ultimi 7-8 anni. Ok, loro ce l'hanno una targhetta molto particolare di metallo preparato nel modo loro, eccetera, eccetera. C'è un po' di alchimia qui
non voglio entrare. Però cosa fanno con questo? Questa è la barretta, e poi c'è un screen, una cosa più grande che copre. Beh, mandano un beam di elettroni. Elettroni, ma non quelli di alta energia, medium energy, in senso che 30 kV, non milioni di volt che uno vuole per fare una reazione nucleare, perché questo per dare un'idea che siamo almeno un fattore 100 di meno di quello che normalmente farà una reazione nucleare. Bene, così i russi mandano questi elettroni che ce l'hanno energia molto più bassa, così nessuno aspetterebbe che dovrebbe uscire qualche reazione nucleare o qualche trasmutazione nucleare. Bene, così questo è prima che hanno mandato. Guardate a destra, che cosa c'è qui? Che dopo questo pulso di elettroni che hanno mandato, ok, che cosa c'è di nuovo? Che l'energia di ciascun elettrone è molto bassa, però c'è il beam di, diciamo, questa pulse, che sono tantissimi elettroni correlati che mandano. Così loro idea è che per unità di area di avere più densità di energia molto più grande, anche se l'energia di ciascun elettrone molto più bassa. Loro, se uno crede o crede, nel senso che non è che voglio dire che non sono credente, ma è sorprendente sono i risultati. Qui, che non potete vedere, però loro fanno un'analisi di che cosa vedono che non c'era prima che hanno mandato l'elettrone. Per esempio, qui ci sono certi materiali che assolutamente non c'erano. Ok? E questi non hanno analizzato loro, hanno mandato in Svezia, in Danimarca, con istituti indipendenti da loro. Ok, e c'è tutta una lista, perché stanno facendo da quasi 8 anni questo tipo di ricerca, che è molto sorprendente. Loro non hanno una spiegazione teorica, parlano di una cosa che io penso che i teorici che vedo in questa stanza saranno molto scettici, incluso me, perché loro parlano di magnetic monopoles, monopoli magnetici che fino adesso nessuno ha visto. Così può essere che loro hanno creato, ma io sarei molto scettico che hanno veramente creato. Però non possiamo, i risultati sperimentali sono risultati sperimentali. Bene? Ok, in uno di questi c'è rame che è convertito in gold. Adesso potete rialzare, risvegliare tutti, perché una volta che uno produce l'oro, qualcosa di interessante c'è. Bene, ok, che prima non c'era, ovviamente. Okay. L'altra cosa che loro vedono è che ci sono altri isotopes di una, per esempio, ferro. Ci sono certa parte di ferro che noi troviamo in giro, una certa percentuale piccolissima di altri isotopi che sono, non so, 0.1%, eccetera. Queste percentuali di isotopi, dopo che hanno bombardato con questi elettroni, sono completamente cambiati, e detto da loro, il loro risultato è che hanno fatto un confronto con varie cose, tipo, io faccio una di queste, che certe cose astrofisiche, tipo un supernova di un certo tipo, dove possiamo misurare qual è la concentrazione di vari isotopi, eccetera, che va molto d'accordo con che cosa è successo in vero set di trasmutazioni nucleari a altissima intensità, e quello che dicono loro. Ok. Bene, una spiegazione con la teoria, così detto, tutte le cose che noi accettiamo, è molto difficile. L'unica cosa che noi almeno possiamo arrivare a dire qualcosa di più, diciamo, che almeno capiamo,
capisco io non posso parlare di cose che non capisco, è che loro stanno innescando i weak interactions, che non è una cosa direttamente nucleare, ma quello che fa elettrone è che, dato la intensità di beam che elettroni formano con protoni, formano neutroni, e una volta, come direbbe Fermi, una volta che ce l'hanno abbastanza neutroni, non lo possono fare, è quello che stanno guardando. Ma una vera analisi nessuno ha fatto fino adesso. Io sto dando il news, quello che è successo negli ultimi 2 anni. Va bene? Allora, questo è solo per che questi sono 2 alchimisti, e quello di sinistra che ha fatto lead. Che cos'è lead? Piombo. Che ha convertito piombo in oro, e il suo giovane dice: ma una volta che tu hai fatto questa trasmutazione, guarda che il mercato sarà molto speculativo. Sì, questo ovviamente. Arrivo a un'altra parte, questo è un tipo di ricerca fatto da un po' di anni, che è cominciato a Siena, e poi c'erano persone di Bologna e poi di Siena. Questo è puramente elettromagnetico, in senso di, e questo possiamo spiegare, infatti lo dirò, che loro passano altissima corrente e dicono che producono reazioni e producono anche energia. E questo io lo credo, perché loro hanno fatto vedere vari materiali prima e dopo. Loro spiegazione non lo credo, però vedono certe cose che prima non c'erano. Per esempio, ci sono certi picchi di nuovi materiali che non c'erano prima. Ok. Poi la distribuzione di radiazione che esce, raggi gamma che escono, sono a livello di quasi un MeV, milione di electron volt. Nessuna reazione chimica, molecolare o atomica può produrre a radiazione a milione di electron volt. Così qualcosa di nucleare certamente c'è. Noi dobbiamo capire dove viene, ok? Così questo è molto positivo di questo. Noi abbiamo fatto un'analisi di materiali che loro vedono e come possono vedere. Okay. La reazione può sembrare molto complicata, ma fin fine c'è sempre un elettrone che andrà a interagire con un protone per dare abbastanza neutroni, così che cambia un nickel a un cobalt, o un nickel 58 e un cobalt 57, eccetera. Così sono tutti, vedete che ci sono reazioni con un neutrone, 2 neutroni, fin 5 neutroni, e da questo punto di vista possiamo anche vedere che cosa loro vedono. Cominciano con nickel e ce l'hanno varie cose tipo ferro, manganese, cromio, eccetera. Ok, così diciamo la parte che ovviamente uno dimentica tutto quello che uno ascolta, però la cosa che vorrei che ricordate, dopo che uscite da questa stanza, è a fin fine noi vogliamo in qualche modo prendere un elettrone che agisce con un protone per produrre un neutrone. E a quel punto le reazioni nucleari vanno avanti per conto loro. Ok. Vabbè, questa è un'altra cosa che... quello di cromio, perché ovviamente the elements are earth, water, fire and air, no? Quello di sia di indiani, di greci, di vecchia civiltà, no? Che gli elementi sono earth, water, fire and air. Ma cosa diciamo di cromio? Certamente non possiamo dimenticare di cromio. Ok, beh, questo è che... Finirò la mia presentazione per rielencare le cose che ho detto. Primo,
fissione normale, diciamo quello usato per reazioni nucleari o diciamo power sources, di, usano heavy per fare fissione, abbiamo bisogno di nuclei pesanti e quelli lasciano tutte le cose radioattive e non sappiamo cosa fare. Bene? Ok. A questo punto hot fusion vorrebbe usare tutti quelli leggeri, ma il problema è che non riescono a confinare hot fusion perché nessuno fino adesso, come ho detto, che anche il capo di tutto il progetto americano dice che prima del 2050 non si parla sul serio. Okay. Laser induced fusion anche non ha funzionato, così arriviamo a quello che noi chiamiamo LED, che interazione debole con aiuto di quello elettromagnetico sembrerebbe che in un modo o l'altro lascia un spazio che teoricamente almeno conosciamo pezzo per pezzo, così quello che, quella è la direzione che stiamo tentando di arrivare. Ok? Se non ho dato qualche notizia più positiva, mi dispiace, ma non abbiamo risultati che domani possiamo, anche se sono molto fiducioso, che dovrebbe succedere fra poco. Le siamo molto grati e io mi permetto di dire che questa lezione del professor Srivastava, che così bene cerca di portare avanti il discorso di preparata, e ha cercato veramente di partire da preparata e di farci capire, nonostante le difficoltà, quali passi avanti ci sono stati. Credo che abbia un grande merito, un grande punto di forza, cioè mi sembra che lei riesca a mettere assieme vari campi della fisica, tutti quanti d'avanguardia. Lei ha parlato di esperimenti nelle sue montagne indiane, ha parlato di esperimenti in Russia, ha parlato di esperimenti in Bologna e di Siena, cioè mi sembra, ha parlato di osservazioni su fenomeni come i fulmini, insomma, cioè, voglio dire, ma questo lo glielo pongo come domanda. Cioè, possiamo dire che questa nuova frontiera della fisica ha bisogno proprio di una forte interazione fra branche diverse che vanno, diciamo, unite contro la tendenza alla specializzazione? Questa è una prima domanda. Se tu rispondi, avrei altre curiosità, però ci sono anche altri interventi. Sì, ovviamente. Perché in fisica quello che è successo in ultimi 50-60 anni, che con grande successo di quello che Giuliano chiamava in modo un po', non userò la parola che usava lui, userò le mie parole, ma di specializzazione. Perché abbiamo avuto un successo fantastico in anni 50-60, che abbiamo capito, guardate, teoria quantistica, relativistica, la fusione di relatività con meccanica quantistica che ha dato quantum electrodynamics, che poi diventerà anche un'altra teoria che grosso modo funziona, quantum chromodynamics. Qual è il peccato di tutto questo? Che, dato che per elettrodinamica funzionava la teoria perturbativa, tutti noi abbiamo imparato di fare questi conti. E con tutte le macchine che c'erano, ha dato risultati fantastici. Così siamo diventati tutti miopi. Perché una cosa, quando comincia a funzionare, chi vuole provare un'altra? Quando i visionari, per questo certe persone sono visionari, che hanno una visione molto più ampia e vogliono vedere, per esempio, che elettromagnetismo basta teoria perturbativa?
Ok? Queste domande, prima uno ha bisogno di fare, però anche bisogna avere una cultura di fisica abbastanza per tentare di rispondere. Così è chiaro che uno ha bisogno di avere una cultura di fisica molto più ampia di quello che uno ha imparato in un dato corso, eccetera, no? Vuole un impegno e vuole una visione, così tutti e due, no? E due o tre persone che io vedo in questa stanza che hanno tentato di andare in quella direzione, in senso di dire teoria perturbativa non basta. Giuliano sempre aveva detto questo. No, è perturbativa in quella logica che si... Ah, cosa vuol dire? Sì, è vero, io ho assunto che tutti lo sanno che cosa è teoria perturbativa. Ok, vi dico in un modo più semplice, più riduttivo possibile. Qual è? Che molta fisica è fatto con un turco di trovare un parametro piccolo, ok? Poi dirò un esempio, farò un esempio. Elettrodinamica c'è un parametro che noi chiamiamo alfa, per ovvi motivi, che è meno di 100, 1 su 100, bene? Un parcetto, diciamo. Bene? A questo punto, se io riesco a calcolare qualsiasi effetto fisico di elettrodinamica come funzione di questo parametro, ok? Io calcolerò solo quello che è proporzionale a alfa, perché già, perché quello che sarà alfa quadrato sarà 10 meno 4, alfa cubo sarà 10 meno 6, eccetera. Così, teoria perturbativa vuol dire che io calcolo ordine alfa e dico alfa è così piccolo che questo già mi dovrebbe spiegare, solo se uno vuole andare a avere veramente una precisione in una parte di 10.000 che andrò alfa 4. Così espansione in qualche piccolo parametro è quello che noi chiamiamo teoria perturbativa, come una serie. Bene? Ok? C'è un famoso barzelletta di Gell-Mann su questo argomento. Gell-Mann è un grande fisico, premio Nobel, eccetera, eccetera. Anche una persona difficilissima, per l'altro. E lui ha fatto un sacco di soldi di lavorare perché ha lavorato per il Dipartimento di Difesa, per i militari, eccetera, eccetera. A un certo punto lui doveva risolvere per Navy, come si dice Navy? Marina, di trovare un sottomarino in oceano. Il sottomarino è piccolo, l'oceano è grande. Bene, così il più grande fisico di quell'epoca dice: ma trovate qualche soluzione, com'è? Perché stavano cercando i sottomarini russi, diciamo la verità. Bene, ok. La barzelletta di Gell-Mann dice: bene, il volume di sottomarino chiamiamo V piccolo, volume dell'oceano chiamiamo V grande. Bene, ok? Dice: adesso prendiamo V piccolo, dividiamo da V grande, questo è un parametro molto piccolo. Giusto? Ok. A questo punto abbiamo trovato un piccolo parametro. Essendo un buon fisico, farò la teoria perturbativa, calcolerò a primo ordine il più piccolo. Bene? Questa prima parte. Fin qui non c'è più. Seconda parte di sua barzelletta, qual è? Che dice: però in un limite lo so il risultato. Qual è? Quando V piccolo è vicino a V grande. Ok? Dice: dato che lo conosco, dice adesso io vorrei fare un tipo di... Adesso avete capito qual è la barzelletta. Ma il punto principale è che in qualsiasi parte di fisica noi facciamo questo. Vi dico una cosa che
cominciamo da Galileo e Newton. Il momento che abbiamo accettato che i pianeti rivolgono intorno al Sole, no? Prima cosa che uno fa è dimentica tutti gli altri pianeti, si prende quello che interessa, per esempio la Terra, il nostro pianeta favorito, noi mettiamo che la traiettoria esiste solo la Terra e il Sole, giusto? Perché quel problema sappiamo risolvere, però infatti funziona abbastanza bene, però lo sappiamo che esistono altri pianeti. Questi fanno una piccola perturbazione dell'orbita di nostra Terra e qui abbiamo un piccolo parametro, in senso che c'è Giove che ha abbastanza grande masse, però per fortuna è abbastanza lontano, che disturba poco, però è quell'effetto che non possiamo calcolare, perché nessuno è in grado di calcolare esattamente la traiettoria di più di due particelle. Due, Sole o Terra, Sole o Giove, Sole a X, calcoliamo. Ma se mettiamo 3, 4, 5, non siamo in grado di calcolare analiticamente. Per fortuna le altre sono piccole perturbazioni e così si sviluppa una teoria perturbativa che sta da 200 anni che funziona bene. Ok? Così noi siamo sempre abituati a risolvere, infatti. Anch'io faccio tutto un corso dove faccio una teoria perturbativa o un campo o l'altro, perché quello sistematicamente possiamo calcolare. Che cosa non va bene? Non va bene se ci sono effetti collettivi. Se 100 milioni di indiani possono fare in modo collettivo, anche se ciascuno di uno è un epsilon, un piccolo numero, è un effetto collettivo o completamente... Okay? Così questi effetti collettivi non si può arrivare a nessuna teoria perturbativa. Bene? Questa parte di coerenza che io non ho parlato viene solo se uno fa teoria, non perturbare, ma dobbiamo vedere il sistema insieme, quali sono altri parametri che sono in gioco. Non so se ho risposto, ma ho tentato di fare il mio meglio. Però questa è una parentesi. Ah, ok. Va bene. Ok, però vedete subito cosa succede. Una delle prime cose che penso che uno si impara quando impara ABC di termodinamica, per esempio, è il gas perfetto. Ok? Gas perfetto quando funziona? Quando temperatura è molto alta, quando densità è molto ridotta, perché in questa stanza, bene, ci sono tutte le molecole che vanno destra, sinistra, eccetera, però la densità non è abbastanza grande. Ok? Però che cosa manca? Manca che se io continuo a abbassare la temperatura, cosa succede? Che un vapore diventerà un liquido. No. Un liquido, se abbasso abbastanza la temperatura, diventa un solido. È questo che noi chiamiamo transizione di fase da gas liquido, da liquido solido. Queste transizioni la teoria perturbativa non vedrà mai. Bene, queste transizioni di fase non si vede mai. A questo punto qualche cosa di nuovo va messo in quella equazione. Un gas perfetto non mi darà mai un liquido. Ok? E un liquido non mi darà mai un solido. Bene? E tutto questo per dire che sono questi sono effetti collettivi, che, perché un solido vuol dire che c'è un cristallo, no? Cioè, vuol dire che c'è un arrangement che non è quando era liquido, certamente non quando era un gas che poteva andare dove voleva. Bene? In altre parole, ci sono regimi dove un certo tipo di fisica non funziona, ovviamente, perché sennò non avremo tutti i nuovi effetti.
E per capire questo è chiaro che uno ha bisogno di sapere non solo certe cose, ma tanta altra parte di cultura che dica, solo quelli molto bravi riescono a fare. Cosa posso dire? Ok? Non so se ho risposto alla sua domanda, ma... Io non voglio togliere spazio, ci sono eminenti fisici che forse hanno curiosità molto più specifiche delle mie. Io voglio, sempre stimolato da questa sua splendida conferenza, vorrei ricordare un momento di storia dell'istituto in cui, per esempio, faccio l'esempio più clamoroso, noi abbiamo avuto Steven Weinberg, che ha fatto una bellissima conferenza sul The Role of Beauty in Physics, una conferenza splendida, ma ovviamente da fisico teorico. Poi abbiamo avuto Carlo Rubbia, per il quale sulle chiude di cancelli di Palazzo Reale aveva avuto da poco il premio Nobel, che ci illustrò gli esperimenti al CERN di Ginevra. Così abbiamo avuto John Wheeler, abbiamo avuto Sheldon Blasher, poi abbiamo avuto i premi Nobel dei superconduttori. Cioè, che cosa voglio dire? Nella nostra esperienza all'Istituto degli Studi Filosofici, dove cerchiamo di avere un osservatorio sulla scienza contemporanea, noi abbiamo avuto grandi teorici e grandi sperimentali, diciamo così. Ora mi incuriosisce della sua relazione il fatto che la low energy nuclear transmutation sembra, non lo so, è un fatto che nasce da elementi sperimentali, ma sembra avere immediatamente implicazioni teoriche, o meglio vorrei capire quali sono le implicazioni, se c'è un cambiamento pure di registro, cioè di relazione tra fisica sperimentale e fisica teorica in questo campo. Ok, tenterò di rispondere, anche se la domanda è molto difficile. Almeno io prima direi che domanda voglio rispondere. Ok, dai. Qualcosa è cambiato in ultimi 10 anni. Quello che è cambiato è che adesso, pian piano, i fisici, sia teorici sia sperimentali, almeno vogliono guardare questo campo, che è molto affascinante, dove ci sono e che dobbiamo lavorare sia la parte teorica sia la parte sperimentale. Certe cose, come succede in fisica sempre, guardate, sunspot di Galileo, no? Quelli macchie solari. No? Lui trovò sperimentalmente, no? Okay. Guardando con il suo telescopio, vede questi. Lui non aveva e non poteva avere la più pallida idea di che cosa erano queste macchie solari. Lui fece un po' di teorie, ma non poteva sapere, perché non sapevamo neanche dove veniva l'energia del Sole. Okay. Oggi lo sappiamo dal punto di vista solo sperimentale. Cosa sappiamo su quell'argomento? Che ogni sunspot, ogni macchia, è dove, e perché prima cosa che non si sapeva, e perché è un po' nero, perché è una macchia. Il motivo per quello che è una macchia è perché è la temperatura vicino e più alto di quello che c'è in quel chiamiamo bianco. Bene? È per questo che è round e più luminoso che dentro. Bene? Questo io non so abbastanza la storia di Galileo per rispondere se lui questo lo sapeva o no, ma questo già un po' di tempo fa avevamo capito. Che cosa non avevamo capito? Che ogni di questo dà luogo a un fortissimo campo magnetico, questo che avevo fatto vedere dall'altro, che uno diventa come polo nord di un magnete, che dovrebbe andare a finire un altro di questo macchie solari. E c'è tutta un exquisite tapestry su tutta la parte del Sole adesso che conosciamo. E come lo sappiamo? Non dal punto di vista teorico, nessun teorico aveva predetto questo. Solo perché abbiamo i satelliti che guardano il Sole in certe frequenze dove possono vedere questo scambio di energia.